Amici di Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Abbiamo Anita Agnazzi della canottiera da Loro Chiusi, che questa mattina a Varese, nella competizione nazionale, ha conquistato un bronzo. E Anita, immagino che sei felicissima per questo successo. Molto carina, sì. La gara com'è andata? La gara è andata bene, diciamo, contenta poi del risultato perché non era detto, e è andata più o meno bene dall'inizio. Io non sono proprio bravissima nella partenza, quindi mi devo rifare a metà gara. E sì. Sicuramente è stata difficile, una competizione difficile dal momento che te hai gareggiato con degli avversari, con delle ragazze under 23. Sì, poi c'erano anche ragazze che avevano avuto gare, insomma, a livello superiore, come, insomma, indossando la maglia della nazionale, quindi anche vedere che la distanza da loro è diminuita è un grande risultato. Eh sì, sono quelli che possono cambiare la gara. Quelli bene, bene, contenta perché, insomma, era un terzo posto guadagnato che. E niente, molto contenta, soddisfatta. Non vedevo l'ora che finisse perché la fatica si sentiva. Sì. Sul proseguo, cosa ci puoi dire? Andiamo tra poco, che c'è l'allenamento e poi ci vediamo domani mattina per le prossime gare. Bene, ringraziamo la canottiere da Loro Chiusi per la disponibilità verso Sport a chilometro zero e Anita Agnazzi per la sua disponibilità e partecipazione alla nostra intervista su Sport a chilometro zero. Gli auguriamo davvero il meglio. Arrivederci, grazie. Quindi ringraziamo anche quanto ci hanno seguito fin qui e quindi non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.